Ho cambiato nuovamente le classi. Però, ho trovato forse una buona combinazione che non avevo tenuto in conto. Lui terra più uno di acqua. Perché se facciamo così, vanno a perdere tutti e due. Lei diventa valorosa e prende anche lei super salute. Fra fonte? Cosa? Cos'è il fra fonte? No, qual era la combinazione che la rendeva cavaliere del drago bianco occhi blu? Cavaliere bianco, eccola qui infatti. Così diventa templare. 451 di attacco. Beh, credo che meglio di così al momento non possiamo fare. A meno che non torniamo in questo modo. Da bardo e da evocatore ci guadagnano entrambi, vanno allo stesso attacco. Il problema è che nessuno dei due poi cura. Non ho fatto in tempo perché stavo facendo tutto il percorso all'inverso. No! Ehi! Mia! Garrett! Oh cavolo, quello è! È Gecko con gli altri! Gecko, non è tuo amico Felix? Non proprio. Non fare così, voi avevate molto in comune, anche se siete distanti ora. Ma Gecko e gli altri sono venuti qui per fermarci. Ma non avete sentito? Sembrava un grido d'aiuto. E se sono nei guai? Corriamo! Stavo facendo tutto il percorso e non ho avuto tempo di riprendere la registrazione. Resisti, Mia, non temere, Garrett, tutto andrà bene. Non preoccuparti per me, sto bene, ma Garrett... Garrett, sei aggrappato solo con un braccio, che c'è? Non so, credo di essermi ferito durante la caduta, non posso muoverlo. Non avresti dovuto provare a salvarmi quando sono caduta in quella trappola. Oh Mia, non è colpa tua, non ti avrei mai lasciato là. Dai però ragazzi, ce la potete fare. È inutile, non riesco a sollevarti Garrett, non sono abbastanza forte. Gecko, per favore, devi salvare Garrett. Non va bene così, dobbiamo salvare Garrett, è in fretta. No, temo che non lo farete. Chi sei? Io sono Karst. Ed io Agathio. Se non siete qui per aiutare il mio amico, allora spostatevi e lasciate che lo faccia io. I tuoi amici dovranno cavarsela da soli, tu hai un debito da saldare. Un debito? Ma di che parli? Non ti avevamo neppure mai visto prima. Non importa, hai fatto a Karst un grave torto e comincia a darmi molto fastidio. Un momento, voi due mi sembrate familiari in qualche maniera. Conoscete Saturos ed Exia? Allora non sei così sciocco, Gecko. Hai ragione, noi siamo del loro stesso clan. Il clan del fuoco, delle lande ghiacciate di Prox a nord. Prox, mai sentita? Non mi sorprende, la nostra città è sull'orlo del baratro. E la colpa del sigillo posto sull'alchimia. Cosa dite? Non capisco. Poco importa, presto Prox riprenderà le sue forze. Salveremo Prox dall'abisso e la gente di Wayward si inginocchierà davanti a noi. Pensate che vi lasceremo fare dopo tutte queste sciocchezze? Vedi, sei una piattola. E Felix cercava di aiutarvi? In realtà non conosciamo gli obiettivi di Felix. E non ci interessano, almeno fin quando non accenderà il faro di Giove. Allora cedete il passo, noi siamo qui per fermare Felix. Spostatevi o vi sposteremo noi. Hai sentito, Karst? Voglio davvero combattere? Volete dirci che lascerete il vostro amico in sospeso? Faceva tutto parte del vostro piano. Codardi, basta trucchetti, affrontateci con onestamente. Se siete stati voi ad aver ucciso Saturos ad Exia, vi siete fatti dei nuovi nemici. Rispondete a questo, vi lamentereste anche se ci affrontaste 4 contro 2? È per questo che siete qui, per tendere una trappola per far cadere Mia e Garrett. Non pensavamo di prenderne due, è stato un piacevole sorpresa. Quindi è così, siete venuti qui per affrontarci. L'hai capito tutto da solo? Notevole, i ragazzi intelligenti mi sono sempre piaciuti. Spero che non pensiate che abbiamo paura di affrontare 2 contro 2. 2 contro 2? Scusa se mi sono spiegata male, noi siamo in 3. Alex? Alex, dove sei? Che c'è, Karst? Alex, se n'è andato. Cosa? Alex. Qualcuno ha visto dove è andato? Dimenticalo, onestamente pensavo di fare di lui quello che faremo a loro. Mi dispiace solo che non potrò togliergli quel sorriso dalla faccia. Scarica la tua aggressività su di loro, ti sentirai meglio, vedrai. Combattiamo, coglioni. Felix, Agathio e Karst attaccano Gecko e gli altri.
Credi che Jaco e Ivan possano farcela senza me e Garrett? Sono disgustato da Karst. Piazzare delle trappole è disonorevole. Che succederà se Garrett perde la presa mentre loro combattono? C'è ancora tempo! Dobbiamo aiutare Jaco! Andiamo allora. Riveliamo il passaggio e andiamo ad aiutare Garrett. Ricordiamoci che prima di andare a combattere dobbiamo anche curarci. La cosa divertente è che prima volevo almeno uno che curasse tutta la squadra. Adesso ne abbiamo tre che curano, cacchio, forse ho esagerato. Eccoci qua. Allora, come faccio a salvare Garrett? Devo scendere di sotto? Posso andare a salvare gli altri dall'altro lato? No, cacchio. Oh, Felix, ti ho trovato. Sei venuto ad accendere il faro? Sì. Questa è l'unica cosa che farai? Ovviamente no. Ti ho visto mentre guardavi l'amico di Jaco cadere nella trappola di Karst. Ti conosco, Felix. So che se abbandonassi Jaco te ne pentiresti. Non sei come me. Tu non riusciresti ad abbandonare qualcuno di cui non hai più bisogno. È meglio se ti sbrighi se vuoi riuscire a salvarli. No, ti prego, mi hai appena curato, vero? Ma vaffanculo! Ho usato... Vabbè, probabilmente mi hai ricaricato anche la psicoenergia. Ecco, consideralo un regalo. Puoi ancora farcela. Forza. Grazie, Alex. Ehi, stronzoni, fermi lì! Resisti, Ivan! Cavolo, non ho fatto in tempo a leggere Ivan. Oh, sciocco, in battaglia non devi distrarti mai. No, ti prego. Ah, pensavo dovessi usarlo io. La madonna, drago nuovo, che attacco. Vorrei capire più che altro che spada ha Jaco. Cioè, non mi sembra quella che gli ho dato io. Ce l'abbiamo fatta, Gatio. Tra l'altro Mia continua a guardare su e poi giù, su e poi giù. C'è mancato poco, ma... Non è un vero guerriero. La preoccupazione per il suo amico l'ha sconfitto. Cosa? È ancora vivo, dopo quel colpo? Sarebbe un peccato rimpiangere di averlo lasciato in vita. Jaco, attento! È ancora vivo! Se vogliamo agire, Felix, dobbiamo farlo ora! Uccideranno Jaco! No, non lascerò che succeda! Siamo con te, Jenna! Felix, che c'è? Dovresti ringraziarci! Ti abbiamo fatto un favore! Sapevo che acceso il faro di Venere la Terra avrebbe tremato così forte che si sarebbe creato un baratro! Strano non sia successo qui! Non hai ancora acceso il faro, vero? Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te. Adesso accenderemo il faro. Se è vero, è meglio che lo facciate. Ma non abbandoneremo Jaco. Oh, perfetto. Adesso ci tradirete? Sì. Tipico. Volete fermarci prima che lo finiamo, giusto? Se siete venuti qui solo per permetterci di accendere il faro, allora potete andare. Jaco si è dimostrato troppo forte. Non possiamo lasciarlo in vita. Pensa quanto erano forti senza l'aiuto di un adepto dell'acqua. Dobbiamo finirli. Se li volete, dovete affrontare noi prima. Siete entrambi feriti. Non potete affrontarli tutti e quattro. Sarebbe meglio se ve ne andaste ora. Non abbiamo molta scelta. Karst, no! Agatio, se affrontiamo Felix adesso, saremo spazzati via. Jaco ha ucciso tua sorella. Dov'è la tua rabbia? Ne sono piena, ma non fino al punto di esserne accecata. E allora ci arrendiamo. Va bene, ma non finisce qui. Fate di Jaco ciò che volete. Ma giurate, se ce ne andiamo ora, accenderete il faro. No, sì, va bene. Non mi importa se aiutate Garrett o no, il faro viene prima. Vai, Felix, curerò io Garrett. E prendi anche l'astro di Marte che Jaco porta con sé. Come fate a conoscere l'astro di Marte? Pensavi che fossimo qui solo per vendicarci? Ce ne ha parlato Alex. Parte l'astro di Marte o ti costringeremo noi. Che bello, Pierce, che sente che è intervenuto nonostante neanche sa chi è. Però è fighissimo sta cosa. Non farci innervosire. Forza, Felix, prendilo. Non conosco le tue motivazioni, ma mi fido. Prendi l'astro di Marte. Felix prende l'astro di Marte. Cosa succedeva se non avevamo neanche uno slot libero in questo momento? Così va meglio. Ah beh, abbiamo la borsa di Mithril, forse sono dentro tutte e due. Furbi loro, furbi. Così va meglio, Felix. Ti aspetteremo sulla cima. Come faccio ad arrivare in cima, tra l'altro?
Ah, andiamo proprio? Pensavo facessimo un attimo con calma. Felix, aspetta. Non possiamo fidarci di loro. Prendimi con te. Ben detto, se succede qualcosa sarei più al sicuro con Pierce. Oddio! Sarei più al sicuro con Jenna. Però... noi staremo bene, prenditi Pierce con te. Ascolta gli altri, come si dice, di più è meglio. Andiamo. Sinceramente, sono contento di aver fatto i cambi dovuti prima di questa parte. Eccoci arrivati alla cima. Su, su, non fate così tanto gli stronzi. Lo accendiamo sto faro. Sei in ritardo, Felix. Ora accendi il faro. C'è un ampio spazio per l'astro elementale. Chissà che cosa serve. Blink. La madonna, che lentezza. Tutte le altre volte li abbiamo lanciati. Minchia, il tappo è esploso. Ho ascoltato le storie, ma non immaginavo che sarebbe stato così spettacolare. Figo. Davvero, davvero figo. Che poi, scusami, esatto, esatto, Alex ci ha curati. Ma giustamente non abbiamo ancora combattuto. L'abbiamo fatto, il terzo faro è acceso, ora andiamo. Non credo. Vedete, ci avete già traditi una volta. Non ci possiamo permettere di fidarci ancora di voi. E ora che il faro di Giove è acceso, non abbiamo più bisogno dei traditori. Povero caro, sembri confuso. Vuoi che ti spieghi perché non ci servite? No. L'hai capito, eh? Sì, il faro di Marte è a Prox. Ecco appunto, che fate? Hanno rubato l'astro di Marte. Ah ah ah. Il vostro lavoro è finito. Non abbiamo ancora finito. Abbiamo l'astro di Marte, non abbiamo più bisogno di voi. Sapete cosa significa, non è vero? Certo. Esatto, significa che è tempo di morire, Felix. Ma cosa succederà ai genitori di Felix? Manterremo la nostra promessa. Una volta accesi tutti e quattro i fari, li libereremo. Noi rispettiamo sempre la nostra parola data, non come voi. Ma se voi siete morti, chi li porterà via da Prox? Probabilmente dovranno spendere gli ultimi anni della loro vita nel freddo nord. Tranquilli, staranno benone. Ora preparatevi a morire. Combattimento 2 contro 2? Bella quella falce comunque. Davvero, davvero bella. Sono comunque contento di avere dalla mia parte il nostro amico qui. Però... fammi vedere. Ok, almeno abbiamo le cure. Non abbiamo possibilità di aumentare l'attacco, ma è già qualcosa. Iniziamo magari occupandoci di uno solo. Salto morte. 319. Prova del fuoco. 117. E l'agilità cala. Bel colpo. Bel colpo. Allora, vediamo se riusciamo a fare giù qualche Megiddo. Tu intanto inizia già il tuo processo di cure. Megiddo! Bel colpo, supernova, eh? Cacchio, però avrei dovuto... allora, col senno di poi, meglio che abbiamo fatto così. Però almeno... ah, Pierce, cacchio. Felix! Ho pensato che ci stavate mettendo troppo tempo, sono venuto a vedere, come va? Dicono che non hanno più bisogno di noi. Agathio, la sorella di Felix, non dovrebbe essere qui. Cosa vuoi che faccia? Non possiamo andarcene ora. Dobbiamo finirli. Non preoccuparti, Felix. Ti aiuterò. Brava. Oh, e ora si mena forte, cazzo. Però Pierce è ancora... cacchio. Allora, calmi tutti. Vai ancora di Megiddo. E tu cura. Perché se Pierce è giù, devi farlo tu. Megiddo. Ti faccio fuori a furia di Megiddate. Mannaia a te. Ecco fatto, a posto. Quell'attacco qua è di una fighezza assurda. Figo, 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 veramente. Pierce non si è ancora ripreso, mannaia. Allora, niente, continuiamo a Megiddare. Vorrei provare l'ama piuma. Vorrei vedere come va. Madonna mia. Morirai prima o poi a furia di Megiddate in faccia, sappilo. Ci crepi, eh.
Che figata di colpo! Allora, non ha fatto moltissimo danno, però il colpo era fighissimo. Arriva Sara? Arriva Sara. Jenna! Sentivo che qualcosa non andava, così mi sono precipitata, appena in tempo direi. Grazie Sara, non amo combattere, ma sono contenta che tu sia qui. Ancora, Agathio, ormai sono più di noi. È troppo tardi per fuggire, dobbiamo affrontarli. Jake e gli altri sono al sicuro, occupiamoci di questi scarafaggi. Andiamo. Bello sta fase di combattimento che arriva uno dopo l'altro, cazzo. T'ammazzo, Agathio, mannaia, ti spacco la faccia. Allora, aspetta un attimo. Iniziamo un attimo a curarci. Tu, Sara, fai il tuo lavoro. Vai. Mannaia, peccato che va più veloce noi di Sara. Perfetto. Dai, Pierce, ce la puoi fare. Ti puoi liberare dalla paralisi, lo so. Continui a sbagliare persona su cui usare quell'attacco. Su Jenna non fa danno gli attacchi di fuoco. Beh, oddio, 200 e passa di danno con questi cazzi. Allora, Agathio, ti tocca morire, sappilo. Tac, e tu ancora grandi impattaci. Peccato, ci ho sperato in un altro Megiddo, ci ho sperato. No, e dai, vabbè, 100. Alà! Aia. E cacchio, Pierce, però anche tu. Vabbè, continuiamo ad attaccare. Tu, ripristino, e con te, super salute. Oh, ed Agathio ci saluta bellamente. Karst, è il momento di creparci. Pierce, mi spiace, sei stato relativamente inutile, veramente. Ti vogliamo anche bene a modo tuo, ma ragazzo mio. E tu, Jenna, risucchiagli la vita. Tu invece, grande impatto ancora. Salto morte. Madonna, metti devasto, Karst. Credo che siamo al massimo ormai. Speravo un pelino di più, eh. Vediamo, 150, dai. Non male, non male. Megiddo, tu se riesci, usa Venere. Tu attacca e attacca anche tu. Dai, che cazzo, Sara, una cosa ti ho chiesto di fare. Forse era meglio se la facevamo curare, sai? Ecco qua, allora, salto morte, facciamo due giri di super salute. Tu ancora ti devi ricaricare, esatto, attacca e tu super saluta. Bellissimo sto attacco, molto semplice però figo. Ecco qua. Sapevo che due giri di super salute servivano. Meno male. Jenna purtroppo a livello di critici ormai è calata tantissimo. Cosa? Usa fine Digin, ciniglia di Felix esaurito. Stoppa, eco, ombra. Minchia. Bello l'attacco. Bello il colpo finale, Cavaliere Bianco Jenna, bravissima. Materia Nera, là. Ce l'abbiamo fatta, li abbiamo battuti. La malapena. Oddio, Cosa dobbiamo fare di loro? Buttali nel faro come abbiamo fatto con Saturus Adexa. Finiteci. Ma pensate, cosa succederà ai vostri genitori se non torniamo noi o Saturus Adexia? State dicendo che la vostra gente ucciderà i nostri genitori se non tornate a Prox? Allora è meglio che ci finiate, come ho già detto. Allora, lo farai o meno? Hai fatto la scelta migliore, Felix. Quando sei arrivato, Alex? Se Karse non bleffava, se li uccidete, tutti i vostri sforzi saranno stati vani. Capisci, Felix? Se accade, Jacob patirà il tuo stesso destino. Alex, cosa fai? Li ho rianimati. Perché? Vuoi che li affrontiamo di nuovo? Stai calma, Jenna. Guardali, riescono malapena a camminare. Questo non ti dà il diritto di... Se non li finite, li lasciate qui, giusto? Non ci aiuterai a finirli? Meglio che non ti aspetti un ringraziamento, Alex. Certo che no, Kars. Non chiederei mai la tua gratitudine. Perché, Felix, e gli altri ci mettono tanto?
Dovremmo andarcene prima che arrivino Jeko e i suoi. Se stanno arrivando, come pensi di evitarli scendendo? Non preoccuparti per noi, prenderemo l'ascensore. Jenna si è girata verso Zagordi. E che cazzo di domande fai anche tu? Ora che il faro è stato acceso dovrebbe essere funzionante. Questa scena... perché? Fammele vedere che sono già lì o... Vabbè. Oh, va molto meglio! Felix, Jenna. Jeko, Garrett. Incredibile, sono fuggiti! Che personaggi! Va bene, Felix. Vogliamo sapere cosa sta succedendo. È tutto molto complicato, Jeko. Ci sono molte circostanze attenuanti. Di che parli, Kraden? Guardate, non credo che nessuno di noi qui possa combattere ancora. Cosa vuoi dire, Ivan? Dico che dovremmo tornare contigo e discuterne là. È un buon piano, Ivan. Concordo in pieno. E allora, tutti a contigo. Sì. Giusto, non possiamo combattere ora. Torniamo a contigo. Che ne dici, Felix? Ne parliamo là? Vi aspetteremo. Non pensate di poter scappare ancora. Wow, che cattiveria! Così edgy. Più che altro vorrei capire se tutti e due gli ascensori portano alla stessa cosa o due cose diverse. E via, si va verso contigo. Blip, 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 ed eccoci qua.